Ti presenti intanto? Sì, io sono Mario Carleschi, sono coordinatore provinciale dell'Unione Sindacale di Base, USB, di Brescia. Oggi siamo in Piazza Loggia per dire no alla manovra economica del governo, sia come lavoratori pubblici ma anche come lavoratori dipendenti privati. Questa manovra, come purtroppo tutte le ultime manovre degli ultimi 30 anni, come diciamo anche nello slogan che l'hai detta, ruba ai poveri per dare ai ricchi. È una manovra che colpisce appunto il lavoro con un intervento sui salari, duro, nel senso che per 3 anni saranno congelati i salari dei dipendenti pubblici, saranno addirittura recuperate delle somme dall'ultimo aumento contrattuale. Si interviene sulle liquidazioni con una nuova modalità di calcolo delle liquidazioni che penalizza fortemente gli lavoratori, e si interviene sulle pensioni, in questo caso sia per i lavoratori pubblici che per i lavoratori dipendenti, aumentando le finestre di uscita, nel senso che si arriva fino a un anno in cui si potrà uscire dal lavoro anche dopo i 40 anni di lavoro. Ti faccio una domanda, un argomento che viene toccato molto poco è la riduzione dei trasferimenti alle regioni. Concretamente cosa comporterà questo? Questo comporterà la riduzione dei trasferimenti alle regioni e ai comuni, comporterà, ma comporta già di fatto, perché già da un po' avanzano queste ristrettezze nei bilanci degli enti locali, comporterà che i servizi saranno o esternalizzati, quindi costeranno di più, quindi pagherà solo chi potrà permetterseli, oppure avranno una qualità molto scadente, e quindi in ogni caso si colpiranno i cittadini e anche in questo caso ovviamente i più poveri, che non possono permettersi i servizi pagandoli di più, ma devono prendere quello che gli dà l'ente pubblico. Senz'altro non ci vanno i notai ai servizi sociali. E ti faccio un'altra domanda, come hai visto tu la vicenda di Pomigliano? La vicenda di Pomigliano è molto grave, nel senso che la vicenda di Pomigliano dice di un accordo firmato da alcuni sindacati, che però non è un accordo. Nell'accordo di solito ci si trova a metà strada fra le diverse opzioni che vengono messe sul tavolo. Qui siamo in presenza di un out, o firmi o vai a casa. E detto in una regione del sud, ovviamente vuol dire costringere i lavoratori con il cappio al collo a firmare. Il responso delle urne, che parla sostanzialmente di un pareggio fra i sì e i no per gli operai, che sono quelli che vengono coperti dall'accordo, vuol dire che la resistenza non è finita e che ci sono ancora in questo paese delle sacche di resistenza e di opposizione ai voleri del padronato e del governo. Se vuoi un tuo parere sul comportamento dei cosiddetti sindacati confederali nella vicenda Pomigliano e anche nell'opposizione a questa manovra? Allora, i sindacati confederali si muovono in modo articolato, CISL e UIL ormai, diciamo, sia sulle manovre economiche che si sono succedute in questi anni da parte del governo Berlusconi, sia sulla vicenda di Pomigliano, ormai propongono un adeguamento totale alla volontà del governo della Confindustria. La CGIL si muove in modo più articolato perché appunto al suo interno ha delle sacche di resistenza molto forti come la FIOM, come si è visto a Pomigliano, però la confederazione della CGIL e le varie federazioni hanno firmato in questi stessi mesi molti contratti che recepiscono l'accordo quadro del nuovo modello contrattuale, che è anche quello che colpisce i lavoratori. Quindi è un adeguamento diverso nelle forme, ma purtroppo un adeguamento che segue un adeguamento di ventennale anche della CGIL. Come sindacati di base, anche la nascita di USB ha questo scopo, si vuole creare un'alternativa a questi sindacati. Ti faccio l'ultima domanda che mi riguarda anche, io sono un ex CGIL deluso da anni, quindi ex da anni, e ho deciso di approdare al sindacalismo di base. Secondo, di perché uno dovrebbe avvicinarsi ai sindacati di base? Dovrebbe affiancarsi ai sindacati di base perché all'interno del proprio posto di lavoro, ognuno nel proprio posto di lavoro, con i propri colleghi di lavoro a cui può parlare più facilmente, deve dire che deve finire questo andazzo, deve finire l'andazzo di dire di sì e di accettare i voleri delle controparti, che siano il governo o il sindacato, e deve muoversi autonomamente per difendere il proprio diritto. Va bene, ti ringrazio.